Gruppo di Acea, rispettando finalmente il risultato del referendum e tra l'altro in accordo con la legge regionale di iniziativa popolare che è stata votata, che è diventata legge regionale, che parla appunto di un sistema di gestione dell'acqua che sia pubblica e partecipata. È stata importantissima, una grande manifestazione partecipata, colorata, che è stato dopo tanto tempo il primo, diciamo, momento di riconoscimento pubblico di tutti i movimenti per i beni comuni, che hanno costruito assieme questo appuntamento e l'hanno fatto vivere dentro le loro rivendicazioni, ma capendo che oggi nessuno si salva da solo e che bisogna mettere in campo alcuni obiettivi comuni che riguardano il contrasto alle politiche liberiste di privatizzazione del governo Renzi, che riguardano le politiche monetariste dell'Unione Europea. È stata una giornata, io direi, straordinaria e speriamo che sia la prima tappa di un percorso, in particolare verso il semestre europeo di presidenza italiana che si prepara da luglio a dicembre. Renzi vuol fare di quel semestre sostanzialmente la vetrina del suo governo. Noi diciamo a Renzi che ci saremo in ogni appuntamento per dire che è un'altra l'Italia possibile, che è un'altra l'Europa possibile. Di Acea, rispettando finalmente il risultato del referendum e tra l'altro in accordo con la legge regionale di iniziativa popolare che è stata votata, che è diventata legge regionale, che parla appunto di un sistema di gestione dell'acqua che sia pubblica e partecipata. La seconda...